Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo scopriamo, per scoprire insieme a voi PixArk, un gioco che mi intrigava tantissimo e per cui devo ringraziare il mio amico Mighty Mars che me ne ha regalato una copia in questi giorni. Che dire, sono curiosissimo perché appunto è un gioco che sembra unire tanti generi differenti in un contesto particolarissimo, per cui andiamo a vedere com'è, perché la voglia di sperimentare è oggettivamente tanta. Allora, io penso di dover fare join PixArk e andiamo su un server dunque con un ping basso, possibilmente basso. Andiamo su quelli europei, ecco, su un 44. The Land 1 Fury, andiamo, lo mettiamo tra i preferiti e anzi lo selezioniamo tra i preferiti qua. Posso selezionare? Non lo posso selezionare. Vabbè, me lo ricorderò. Tanto ho questo video per ricordarmelo. Vado. E c'è una parte di me che ha un po' paura, oggettivamente, perché è uno di quei giochi in cui devo imparare tante cose e in breve tempo. Però mi intriga perché ci sono un sacco di cose strane dentro, tipo dinosauri, creature particolari, e si deve raccogliere un fottio di materiale per creare le cose più diverse, per cui potrebbe essere intrigante. Io chissà se riuscirò mai a creare cose come quelle che state vedendo, sarebbe sicuramente bello se ne avessi l'opportunità. Comunque, vediamo che cosa ne esce. Ah, beh, dunque, io direi che... Direi che sono uomo, che mi vesto, ecco, ho tre cose. Ma direi che forse questo è il più adatto per iniziare. Stile dei capelli. ho anche l'orecchino, bene. Che con questi capelli ci sta una meraviglia. Anzi, questi, ecco. Pure questi... Visto che qua siamo un po' in un contesto simile Flintstones, direi che va bene questo. Le sopracciglia vanno bene queste, grazie. Stile della capoccia. No, degli occhi, ma andavano bene i primi. Benissimo. La barba. Ma mi piaceva il baffetto. Stile dei gioielli. Ecco, va benissimo. Il corpo, dimensioni della testa, dimensioni del petto, sono un Lego. Dimensioni delle spalle, ecco. Io faccio la vita piccola piccola, no, ecco, alziamoci un po'. Le mani giganti. Le braccia corte, però. Bella. Ecco, braccia gigantesche. E gambe piccoline. No, magari alto però lo facciamo. Ecco, le gambe piccoline. Non so perché ho questa fissazione in questi giochi di fare questi orribili personaggi. Bene, io lo chiamerò Bob perché mi piace molto. Anzi, com'è che si chiamava? Era Marcello, quello del Bangladesh. Marcello, giusto, ok, Marcello. Il nostro Marcello che viene dal Bangladesh è pronto a conquistare PixArk. Vado. Sarà temuto da ogni forma di vita presente in questo universo. Oh, volo. E arrivo. Oh, caro il mio Marcello. Sono bellissimo con le mie braccia giganti. Allora, curiosità mia. Lo sapete, io ce l'ho... Oh, posso usare il pad. Evviva! Salto felice di questa scoperta. Yuhu! Ok. E posso menare. Non so se è stata una bella idea. Vabbè, forse è il caso di andare con questo. Marcello? Marcellino? Niente, Marcellino ci è rimasto. Sono stato eliminato da un Paki di livello 118. Qua mi verrebbe in mente la famosa... Gendo di Giotto! Allora, random, vado. Bene, il nostro Marcellino...
Si trova in questo universo estremamente avverso. Vabbè, Marcellino, c'è anche l'acqua adesso. Marcellino corre! Marcellino ci mette tutto il cuore del mondo. E qua neanche piove, perché lui è molto triste. Allora, ho trovato una reliquia. Un treasure box di livello 31. Ci sono molte antiche reliquie. Prova a trovarli. Shift W. Hai trovato una casella dalla posta delle quest. Apri CTRL Q per vedere le quest. Non hai accettato alcuna quest. Ingramma. Quanta roba devo fare? Posso craftare cose. Quest manager, perché mi dici? Tua. Vabbè. Mi piego con C. Va benissimo. Guardi, come se avessi accettato. Allora, per livellare premi I. Allora, personaggio, Marcello, livello 2. Non so che cosa ho fatto per livellare, ma ne sono lieto. Sto livellando semplicemente esistendo. Che bello che sarebbe se fosse così in tutti i giochi. Io migliorerei la mia capacità di danno, perché Marcello ha le braccia grosse. E quindi va bene, quindi... bene. X, mi sdraio a prendere il sole. Sono veramente bruttissimo nudo in questo modo. Vabbè, quindi c'è un fioma maschio di livello 8 che si è arenato nei cosi. Vabbè, ho raccolto un... Che cosa? Un lupo fantasma. Essendo fantasma, l'interazione è complicata, ma Marcello ha delle abilità mirabolanti. E Marcello va. Marcello sta menando con tutta la forza che ha nei pugni. Si dice che Marcello abbia anche i pugni nelle mani. Allora, uso lo scanner. È morto? No. Aspettate, dopo lo scannerizzo. Vai, Marcello. Reagisci, Marcello. No, Marcello con le mani non è... Sono anch'io di livello 2, perché non riesco a dominare? Vabbè, vado, cambio luogo, vado qui. Regione 1, cambio. Che mi sa che la regione 3 forse ospita delle creature. Vai, Marcello. Il tuffo della fede sta caricando tutto. Ci sono pterodattili fatti di Lego. Perché scatta? Mi sa che forse... Marcello? Marcello? Sa che è troppo grosso il mondo, lo sta caricando tutto. Meno mondo, gioco, meno mondo. Meno. Ok, ha caricato tutto. Paracadute? Una volta saliva da solo, vabbè. Caro Marcellino, abbiamo capito che non puoi confrontarti con niente. Perché sei troppo scarso. Puoi solo saltare felice nel mondo. Oh, chissà se Marcello lo posso tenere anche nella partita locale. Che mi ispira molto di più la partita locale. Allora, inventario con I. Io posso... Voglio craftarmi qualcosa. Mi serve la legna. Va, andiamo a prendere legna. Allora, sei legno? No, muro di legno. Ed è di un certo Hashim. Vabbè, spero di non aver detto qualcosa di brutto in qualche lingua straniera. Sì, però... Posso cambiare anche visuale? Ah, diventa in prima persona. Vabbè, ma vogliamo perderci l'opportunità di vedere Marcello in tutto il suo splendore? No, cioè. Vai, Marce! Tenendo premuto, poi si aveva lo stesso effetto. Sì, ma non è legna però questa. Marcello, vai. Esci da questo. Esci da questo. Usciamo, Marce. A Marce! Supero! Ok, grande Marcellino. Niente può fermarti, Marcellino. Andiamo a prendere un po' di legna. Questa parte della mappa è una rottura di scatole con i... Ah, la mappa! Che mi fa capire tutto, devo dire, in questo momento. Vabbè, facciamo che l'ho capita. Marcello, alla ricerca di un albero. C'è tutto.
Raccogliamo. Tanto di sporco ce n'è quanto ne vogliamo. Che cos'è? Oh, Marcello raccoglie. Marcello mina e raccoglie. CTRL Q per le quest. Non hai alcuna quest. Premi M per aprire la mappa. Vabbè, ma io adesso c'ho da fa. C'ho da raccogliere cose. Ho livellato di nuovo, vabbè, ma io c'ho, sto raccogliendo fiori ed erbacce. Vai Marcello, raccogli le pietre. No, che pietre non sono. La lucciola di livello 21 la lasciamo lì. C'è un sacco di roba, ma ci manca la legna. Io vorrei andare a fare. Perché stai scattando in questo luogo? Ma non posso distruggere case altrui? Diciamo che è più complicato di quanto avessi preventivato. Allora, molta calma. Perché? Allora, facciamo una bella cosa. Siccome a noi non ce ne frega niente di giocare. Il tuo personaggio è un po' debole. Morirà di fame un'ora dopo che ti sarai loggato fuori. Perché mi devi far. Vabbè, ma tanto poi tornerai in vita, no? Cioè, voglio dire. Locale. Allora, io gioco in local. Se vado. Single player mode. Create character. Aggiungi mappa. Mappa Falcolandia. Ecco. Benissimo. Lo posso riavere il mio Marcellino, vero? Me lo fate conservare anche qua, Marcellino? Cioè, non scherziamo, eh. Vabbè, che al massimo si ricrea. Si ricrea, vabbè. Lo ricreo al volo. Allora, Marcello è a casa sua. La nuova casa di Marcello. E Marcello qui è il padrone. Marcello qui domina da solo l'universo e non ha nessuno che lo possa infastidire. Perché è il suo mondo, è il mondo di Marcello. E quindi abbiamo già livellato. Bene. Allora. Io adesso livellerò, sì, aspettate un attimo, così nessuno ci ruba niente. Poi il giorno in cui saremo eventualmente pronti a fare cose insieme a un contesto pubblico in molti, lo faremo. Ma adesso Marcello deve imparare come si sta al mondo. E Marcello può impararlo solamente a casa propria, da solo, raccogliendo oggetti, risorse e non dando i pugni al vuoto, perché qui è esattamente quello che sta facendo. Allora, vediamo se riusciamo a dare un senso alla vita di Marcello. Fuggito dal brutto contesto di Simulacra, Marcello è pronto a conquistare il mondo con il suo taglio di capelli un po' così, ma che a lui piace tanto. Allora, vediamo un attimino. Shift W. Shift W. Vabbè, io intanto livellerei. Livellerei un po'. Caro il mio Marcello, che mi sei già a livello 3. Dunque, danni. Fortitude, insomma, è la sua stabilità. Velocità di crafting non mi interessa. Vitalità, ok. Possiamo craftare cose. Tipo, l'ascia di legno. Il piccone di legno e la mazza di legno. La mazza di legno. Vabbè, andiamo di ascia di legno. Crafta. Facciamo anche una mazza di legno. E facciamo anche il piccone di legno. Perché Marcello è uno che vuole tutto per sé. Allora, dunque, adesso che abbiamo diversi oggetti utili alla causa, dov'è la roba che Marcello ha appena creato per sé? La roba è lì. Bene. Marcello adesso dispone di un'ascia. Ho capito che mi piego concisi. Ecco, facciamo l'inchino a tutti quanti. Grazie, grazie. Ecco. Lì c'è una cosa che spara i raggi laser nel cielo e l'andremo a scoprire. Ma intanto Marcello è diventato un taglialegna provetto e butta giù gli alberi alla velocità della luce. Il piccolo Marcello era nato solo, senza una famiglia che lo potesse in qualche modo sostenere. Non aveva parenti a cui rubare la pensione e non aveva neanche fratelli da cui scroccare i pasti. Marcello era solo e da solo doveva imparare a guadagnarsi da vivere, eliminando tipo il fime e il pachi di livello 4. Vediamo se Marcello è in grado di eliminare un female Paki. Oppure se pia le pizze pure a casa sua.
nel suo universo, no, il film del Pachi scappa. Il film del Pachi è un po' vigliacco, a quanto pare. Io non so dove vedere la vitalità del nostro Marcellino. Sì, Marcellino vuole prendere il sole, ma adesso non c'è tempo per abbronzarsi, Marcellino. Adesso dobbiamo... dobbiamo vedere se si riesce a scavare. E Marcello ha imparato anche a scavare oggi. Marcello sta imparando tante cose. La vita solitaria di Marcello lo sta portando a imparare... Ho capito, la prima cosa che ho imparato... dunque, adesso io ho mangiato, sì, una Narco Berry, che non mi pare un nome particolarmente incoraggiante. Potremmo creare il nostro personalissimo Marcello Escobar, visto che ci sono le Narco Berry. Allora, quando non hai niente in mano, scannerizza. Cosa sto facendo? Che bella corsa! Niente, aiuto. È tornata la Female Paki, che sta in mezzo innamorata. Il suo modo di manifestarlo, a quanto pare. Basta con le Narco Berry, Marcello. Menaglie, Marcello. Menaglie. È morta? Sì. E si è già trasformata in una... In una bistecca. Scusate un attimo. Si decompone fra 4 minuti. Ah, devo menargli anche alla bistecca. Bene. Ok. Bene, il nostro Marcello è fiero di se stesso. E Marcello a quanto pare ha sete. E qui nel regno di Marcello l'acqua è potabile. Evviva, evviva. Sì, ho capito che ho livellato. Marcello, mamma mia. Dunque, vitalità. Che sta salendo da sola. L'alziamo a 120. La stamina... No, io voglio diventare forte. Marcello vuole diventare il terrore della sua stessa terra. Marcello corre come Goku. Con lo stesso effetto. Marcello c'ha anche il manganello. Il manganello di Marcello. Che detta così potrebbe... Ho defecato. Che cazzo. Mi sono cagato addosso. Ma che cosa? Ma scusate, ma che è davvero? Ah, la posso anche raccogliere, beh. Feci umane. Giustamente avendo il gonnellino e non le mutande, se deve farla la fa, semplicemente. Perché Marcello essendo da solo. Vabbè, non me l'aspettavo questa. Allora, caro il mio Marcello, che corre felice e caga anche felice, a quanto pare. Io direi che per adesso possiamo interrompere qua, perché non ho la forza di andare avanti. Fatemi sapere cosa ne pensate di Pixar. Io mi sono innamorato del gioco, veramente, con tutto me stesso. Fatemi sapere che dopo questa cosa che si è cagato addosso, per me il gioco entra nell'Hall of Fame dei giochi più belli di sempre. Fatemi sapere. Fatemi sapere se volete rivederlo. Vi lascio il sondaggio in alto a destra. Vi prego, sì. Rivediamolo, andiamo avanti. Facciamoci 800 cose, vi supplico. Dopo questo io voglio perderci la vita qua dentro. Ringrazio nuovamente il mio amico Mighty Mars. Vi segnalo tra l'altro che anche lui ha un canale YouTube. Ve lo linko in descrizione. Visto che facciamo anche parecchie cose simili, per cui se vi va di dare un'occhiata mi fa piacere, e farà piacere anche a lui, immagino. Per cui niente, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito. Spero vi siate divertiti a conoscere Marcello in questa nuova veste. Fatemi sapere se volete rivederlo rivedere lui, rivedere mentre vive felice la sua vita senza alcun tipo di remora sociale, ecco, visto... Vabbè, che dice tanta fine, non c'è nessuno che mi vede, che mi frega, giustamente. Bravo Marcello. E niente, ho caldo, devo trovare un posto per rinfrescarmi. Vabbè, allora io vi saluto in piscina, dove Marcello andrà qui, e Marcello si Marcello non si vuole sdraiare in piscina. Marcello si vuole sdraiare solamente fuori. No, Marcello, com'è che ti... No, com'è che mi sdraiavo? Ecco, ecco. Bene, ragazzi, io vi lascio così. Per cui fatemi sapere e noi ci vediamo. Alla prossima. Ciao, ragazzi.